Urania, notiziario di astronomia e astronautica, a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ben ritrovati da Luca Nobili. Si chiama SIM, non è una scheda telefonica, ma un nuovo progetto della NASA con l'obiettivo di individuare altri pianeti abitabili. Il progetto ruota attorno alla realizzazione di un satellite che verrà lanciato dopo il 2015, con a bordo gli strumenti necessari a scoprire indizi della presenza di pianeti piccoli e rocciosi attorno alle stelle del nostro vicinato. I dati raccolti saranno analizzati da un ristretto numero di gruppi di ricerca, opportunamente selezionati. Tra questi ce n'è uno tutto italiano, a riconoscimento delle importanti competenze sviluppate dal nostro paese, come ci dice Mario Lattanzi dell'INAF, Osservatorio Astronomico di Torino, referente del gruppo. La cosa importante è appunto proprio questa, cioè che l'unico team europeo che è stato ammesso a questa analisi, crediamo, sia per la riconosciuta esperienza nel campo e anche per la riconosciuta expertise delle persone, ovviamente, che facevano parte del team. SIM sarà in grado di ottenere misure molto più precise rispetto ai suoi rivali, come sottolinea un altro componente del gruppo, Alessandro Sozzetti. E la sua unicità è quella di poter effettuare misure di posizione 1000 volte migliori di quello che viene fatto dalla missione dell'ESA Hipparcos, 10 volte meglio di quello che potrà essere fatto dalla missione ESA Gaia, e di fatto questo corrisponde a dare l'unica possibilità di osservare indirettamente pianeti di massa terrestre nella regione di abitabilità di stelle vicino al Sole. Alla domanda se i telescopi di ultima generazione potranno competere con SIM, la risposta è netta. Da Terra no, dallo spazio è l'unica possibilità, perché ci vogliono precisioni sotto al milionesimo di secondo d'arco. Se l'uomo dovrà tornare sulla Luna per colonizzarla, è necessario che possa lavorare con il minimo ingombro. Per questo la NASA ha incaricato una società americana di progettare le nuove tute spaziali che saranno indossate dai futuri astronauti. Dovranno essere leggere e garantire libertà di movimento, in considerazione dei tanti spostamenti che si dovranno effettuare durante la costruzione della prima base lunare permanente. Un radiotelescopio sparso su 3 continenti. Per ottenerlo è bastato utilizzare antenne in Nord e Sud America, Europa e Africa e puntarle nella stessa direzione. Unendo i segnali raccolti da ognuna è stato possibile ottenere lo stesso risultato che si sarebbe avuto con un'unica parabola estesa quanto la distanza tra le singole antenne. La tecnica è vecchia, ma nuovi sono i modi per scambiare tra le varie stazioni l'enorme quantità di dati necessari per coordinarsi. Una volta ci si affidava al Corriere Espresso, ora con le fibre ottiche è possibile interagire praticamente in tempo reale. E con questo è tutto, dalla redazione di Urania, un buon proseguimento. Urania vi dà appuntamento alla prossima edizione e vi ricorda che potrete trovare altre notizie visitando il sito www.celoblu.it.